per esempio appunto il libro di Pasolini, che cos'è? È un libro potenziale o attuale? È un'opera allo stato virtuale di possibilità o è un'opera ergon? Non è né l'uno né l'altro. Se l'autore può tornare sulla sua opera, se il prima e il dopo del libro non devono essere semplicemente dimenticati, ma al contrario, no? sono parte dell'opera, allora appunto questa idea della materia di un'opera, sapete che materia e dynamis da Aristotele erano la stessa cosa, no? La materia è ciò che resta sempre allo stato di potenzialità. Ecco, vorrei brevemente farvi un altro esempio di due opere letterarie, visto che qui ci sono studenti di filologia, in particolare di filologia italiana. Un libro particolarmente interessante da questo punto di vista è il libro di uno scrittore che io considero uno dei più grandi del Novecento italiano, che è Giorgio Manganelli. Manganelli pubblica nel 1969 un libro che si chiama Il Nuovo Convento, che tra l'altro ha sulla copertina una curiosa illustrazione di cui forse parlerò. Il Nuovo Convento si presenta come una serie di note, di commenti di note, a un testo che non c'è, a un testo inesistente. Quindi sono spesso note a queste note, però il testo manca, quindi note a note senza testo. Certe volte sono lunghissime note su un segno di punteggiatura, la virgola, però questa virgola noi, siccome il testo non l'abbiamo, non sappiamo dove è. Ecco, quindi vedete che l'ipotesi di Manganelli non è soltanto quella dell'inesistenza del testo, ma anche quella di un'autonomia, per così dire, teologica del commento, nel suo caso. Nel suo caso il commento è autonomo rispetto all'opera, così autonomo che si può dare un commento senza opera commentata. In un certo senso, quindi, vedete, questo significa anche che il testo è, come Dio, dovunque e in nessun luogo. Quindi il testo può non esserci in modo paradigmatico, però c'è. E in questo senso, vedete, questo nuovo commento di Manganelli, Manganelli stesso suggerisce che il suo nuovo commento si identifica con l'universo. Quindi Manganelli spinge all'estremo quel topos medievale del libro mondo. Il mondo è un libro, il celebre topos medievale. Manganelli lo spinge all'estremo e il libro, nel suo caso, si identifica con l'universo e con un Dio, ma con un Dio che assomiglia piuttosto a quello della tradizione cabalistica, che appunto secondo i cabalisti aveva creato in origine la Torah non in forma di un testo fatto di frasi significanti, ma secondo questa tradizione la forma originaria della Torah era semplicemente un quacervo senza forma, senza significato di niente. Ed è a partire da questo quacervo confuso di lettere mescolate che poi verrà formata la seconda Torah, che non è quella originale. Si distinguono una Torah di Azilut, che questa fatta solo di lettere senza significato, confuse tra loro, e la Torah del Beria, che è la Torah della creazione che gli ebrei costruiscono nell'altro. Un altro esempio vorrei brevemente evocare, più precedente, del secolo precedente, è il cosiddetto Livre di Mallarmé. Nel 1957, quindi quasi 60 anni dopo la morte del poeta, viene pubblicato in Francia un volume il cui frontespizio recita Le Livre de Mallarmé, il libro di Mallarmé. Invece del nome dell'autore, in posizione di quello che di solito si mette l'autore, c'è il nome del curatore, che dice. Questo libro è altrettanto indecidibile, ancora più di quello di Manganelli. Si tratta di
tratta di un manoscritto a formato di 202 foglietti di mano di Maria Romena e preceduto da una grandissima prefazione. È noto che Mallarmé era convinto, cito, che il mondo esiste solo per sfociare in un libro, e inseguì per tutta la vita il progetto di un libro assoluto in cui il caso, le hasard, doveva essere eliminato punto per punto a tutti i livelli del processo letterario. E per questo, secondo Mallarmé, era necessario eliminare innanzitutto l'autore, perché, diceva Mallarmé, lo cito, l'opera pura implica la sparizione elocutoria del poeta. Disparizione individuale, cioè stranissimo, parla sparendo. E occorreva poi abolire il caso di tutte le parole che risultano da un'unione contingente di senso e di suono. Ecco, in che modo? Cioè, Mallarmé, come sapete, non è mai riuscito a tentato. C'è stato prima il progetto che ha pubblicato lui stesso, ha tentato varie volte di realizzare questo libro assoluto, forse non c'è mai riuscito, no? E non sappiamo bene, secondo il curatore, l'idea qui di questo libro sembra che Mallarmé pensasse a una sorta di balletto, di performance, in cui 24 lettori, spettatori, avrebbero letto 24 fogli, disposti ogni volta in un ordine diverso. Ecco, non mi soffermo ulteriormente, ci sarebbero tante cose da dire su questo interessantissimo fallimento. Ecco, però ancora una volta siamo di fronte a qualcosa in cui il libro ha perso la sua solidità e diventa qualcosa che, come diceva Manganelli, può essere in nessun luogo e dunque. Dopo questa prima ricognizione un po' teorica, metafisica, perché in realtà sono opere e non opere, volevo invece provarmi adesso a interrogare la storia materiale del libro, per così dire la fisica del libro, la quale è anche più complicata di quanto crediamo. E voi sapete che il libro, come noi lo conosciamo, fa la sua comparsa in Europa tra il IV e il V secolo dell'era cristiana. Questo è il momento in cui il Codex, il nome tecnico del libro in latino all'origine del Codex, in questo momento appunto il Codex si sostituisce a quello che l'aveva preceduto, che era il volume, il rotolo, che erano la forma normale del libro nell'antichità classica. Basta riflettere un momento per accorgersi che si trattò di una vera e propria rivoluzione. Il volume era un rotolo di papiro, più tardi di pergamena, che il lettore sgorgeva con la mano destra, reggendo della sinistra la parte che conteneva l'umbilicus, cioè un sottile cilindro di legno o di avorio, intorno a cui si avvolgeva il volume. Nel Medioevo al volume si affiancò il rotulus, invece si volgeva così. Però la pittà classica. Ecco, riflettete un momento, che cosa avviene nel passaggio dal volume al codex? Gli antichi forse non conoscevano un archetipo del codex, erano delle tavolette di cera che prendevano appunti, ma erano stati solo per generazionali. Cosa succede col codice? Ecco, col codice viene un'esistenza, un essere, una creatura, una cosa che è assolutamente nuova, a cui siamo talmente abituati che non pensiamo alla novità inaudita di questo essere che ha cambiato tutta la cultura materiale, spirituale e l'immaginario dell'Occidente. Cos'è questo essere? La pagina. Lo svolgimento del volume, infatti, lasciava apparire uno spazio omogeneo e continuo, riempito di una serie di colonne. Invece a questo spazio continuo il codice sostituisce, come sapete, come nel nostro libro,
la pagina. Pagina che si volta e dà luogo a un'altra pagina, quindi non più un insieme continuo, ma un insieme discontinuo, in cui appunto accanto a ogni testo si sposta il margine che poteva essere riempito di note, annotazioni, commenti. Mentre il volume, per così dire, perfettamente continuo, abbracciava tutto il testo con il cielo, le costellazioni sono scritte, la pagina, unità discontinua e conclusa, separa ogni volta un elemento del testo dagli altri. E lo sguardo che coglie come un tutto in sé isolato e che deve, questo è interessante, la differenza del volume, deve sparire perché il testo seguente possa essere ritratto. Non è facile capire per quali ragioni il codex, il libro, prevalse sul volume. C'erano forse delle ragioni di ordine pratico, la maggiore maneggevolezza. Però credo che ci furono delle ragioni più profonde e io credo di carattere ancora una volta teologico. Perché dico questo? Perché gli storici del libro hanno notato che la diffusione del codice avviene soprattutto in ambiente cristiano e va di pari passo al diffondersi del cristianesimo, cioè man mano che sparisce il mondo antico, la libertà classica, sparisce il volume e proprio di pari passo si può seguire la sostituzione del libro. I manoscritti più antichi del Nuovo Testamento, che risalgono a un tempo in cui ancora il volume era praticato, perché più antichi, noi abbiamo alcuni frammenti del Nuovo Testamento che sono antichissimi, quando ancora quindi la forma era ancora il volume, ecco, però ci sono sempre ancora. E non di volume. È stato osservato che il libro corrispondeva alla concezione lineare del tempo proprio del mondo cristiano, mentre il volume col suo avvolgimento corrispondeva di più alla forma ciclica del tempo antico. Quindi il tempo della lettura cristiana riproduceva in qualche modo l'esperienza del tempo e della vita del cosmo. E sfogliare un libro non era la stessa cosa che svolgere un volume. Però credo che ci potesse essere, questo è stato osservato, ma io credo che ci potrebbe essere anche un'altra ragione, questa volta strettamente teologica, che rispecchiava in qualche modo il conflitto tra la Chiesa e la Sinagoga. Quindi non è questione soltanto del volume del Noto Classico. Nella Sinagoga, come credo sappiate, nella parete rivolta verso Gerusalemme, è custodita l'Arca della Legge, l'Arca della Torah. Aron HaKodesh, che contiene il testo appunto della Torah. No. Questo testo, custodito nell'arca, ha sempre la forma di un volume. Questo non significa che gli ebrei non usino poi per i moderni i libri, ovviamente li usano, però Aron HaKodesh, nella sinagoga, la Torah è sempre strettamente quindi l'archetipo trascendente del libro ebreo è un volume e non un codex. Nel Nuovo Testamento invece, nel Missale Romano, eccetera, eccetera, come sapete, anche il libro di culto, nel Missale Romano, che è stato la celebrazione, la liturgia, è sempre un libro. Non potrebbe mai essere una chiesa. Credo che questo sia stato importante. Volersi distinguere dalla Torah. Ecco, comunque, qualunque siano le ragioni che hanno portato al trionfo del libro, la pagina acquisisce nell'Occidente cristiano un significato simbolico che la eleva al rango di una vera e propria imago mundi o imago vita. Ciò che il libro della vita o del mondo, aprendosi, lascia vedere, è sempre una pagina scritta.
scritta, mostrata, minata. Di contro questa, la pagina bianca diventa il simbolo angoscioso e insieme fecondo della pura possibilità. La pagina scritta, la pagina bianca, prende il significato di materia, di possibilità, di informe. Già Aristotele nel suo trattato sull'anima aveva paragonato la potenza del pensiero, cioè il pensiero di potenza, non il pensiero in atto, ha una tavoletta per scrivere su cui nulla è ancora scritto. Vi avevo detto che la città classica conosceva una specie di libretto, ed erano le tavolette di cera per prendere appunti. E Aristotele a un certo punto dice: ma il pensiero di potenza è come una tavoletta per scrivere su cui nulla è ancora scritto. Quindi la pura virtualità. Ecco, che cosa avviene oggi quando il libro e la pagina sembrano aver ceduto il posto agli strumenti informatici? Che differenze e le somiglianze, le analogie e le anomalie sembrano quindi sovrapporsi, vedete, sono somiglianze e differenze. Il computer consente la stessa paginazione del libro, ma almeno fino alle sue più recenti evoluzioni, adesso si può sfogliare il libro, però insomma, nella forma normale del computer, il testo, se ci riflettete, non si svolge come un libro, ma come un volume, come un rotolo, anzi, come il rotolo medievale, dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto. Nella prospettiva teologica che ho appena evocato, quindi il computer si presenta come una via di mezzo, un medio, tra il messale romano e il rotolo della nonna Kodesh. Perché c'è la pagina, però poi la pagina si spoglia come un rotolo. Quindi una sorta, il computer è una sorta di ibrido giudeo-cristiano. E credo che questo ha contribuito al suo primato. Ecco, però ci sono anche delle differenze. Delle differenze e delle analogie anche più profonde sulle quali credo che sia necessario riflettere. Un luogo comune che capita spesso di sentire incautamente ripetere, sì, io l'ho sentito ripetere molto spesso, è che nel passaggio dal libro agli strumenti digitali si tratta di un passaggio dal materiale al virtuale. Si dice di continuo che il mondo del computer informatico è un mondo virtuale in cui non c'è materia. Quindi il tacito presupposto è che materiale e virtuale designino due dimensioni opposte e che virtuale sia sinonimo di immateriale. Ecco, credo che entrambe queste presupposizioni sono imprecise, cercherò di correggerle. La parola libro viene da un termine latino liber che significa in origine semplicemente il legno, la corteccia di mandorlo, il legno. In greco il termine per materia è ile, che significa ancora una volta legno o anche foresta, gli alberi, il legno, la foresta, la silva di Dante, la silva di Dante è la prima. Infatti il Medioevo tradurrà ile con silva o materia, che è il termine latino per il legno, anche questo è curioso, silva o materia in latino è il legno come materiale per costruire. Invece il materiale per ardere, per bruciare, si chiama lignum. Ecco, per il mondo classico, la materia, come sapete, è identica alla possibilità, è il luogo della possibilità e della virtualità. Anzi, è la possibilità pura, la materia è l'amorfo, nel senza forma, che può ricevere tutte le forme. O, nell'immagine di Aristotele, la pagina bianca, no? La tavoletta su cui lui è ancora stato scritto. Ecco, che cosa, la domanda che volevo farvi è: che cosa avviene di questa pagina bianca, di questa pura materia nel computer? In un certo senso il computer non è altro che una pagina bianca che si è fissata però in quell'oggetto che, con un termine su cui è opportuno riflettere, nelle lingue, tranne in spagnolo, tutte le altre lingue in latino, si chiama schermo. Non esiste la parola schermo, pantalla, solo pantalla. Ecco,
Questo vocabolo schermo è particolarmente interessante. Ma poi non mi soffermo adesso sul nome, mi soffermerete, ma poi è uguale che sia pantaglia o schermo lo stesso. Il termine schermo deriva da un antico vocabolo tedesco, Schirmian, che significa proteggere, riparare, difendere. Da dove viene pantaglia? Che è su una pantaglia? Solo non uno schermo? No, pantaglia non hai. Quindi forse questa idea di una protezione c'è, appunto Schirmian comunque in antico tedesco era proteggere, riparare, difendere, e in italiano, nella lingua italiana, questa parola schermo appare molto presto e anche in un luogo eminente della tradizione letteraria italiana, cioè nel capitolo quinto della Vita Nuova di Dante. Dante racconta un'immagine famosissima che, per nascondere il suo amore per Beatrice, si fa schermo alla Veritate di un'altra donna, detta appunto la donna Pantaglia, la donna mujer Pantaglia, la donna dello schermo. È una metafora certamente ottica, perché la donna in questione si era trovata per caso, dice Dante, nel mezzo della linea retta che muoveva dalla gentilissima Beatrice e terminava negli occhi miei. E in mezzo c'è questo schermo, questa pantaglia, questa donna. Dante usa poi più volte il termine schermo per tanti significati. Ecco, la domanda che volevo fare è: come mai una parola che significa in origine ostacolo, riparo, ha potuto acquisire il significato di superficie su cui appaiono le immagini? Questo è uno schermo, una pantaglia, una superficie su cui appaiono le immagini. Che cosa chiamiamo schermo? Che cosa negli strumenti digitali cattura il nostro sguardo? Che è una pantaglia? E io credo che quel che in realtà è avvenuto è che negli strumenti digitali la pagina, supporto materiale della scrittura, si è separata dalla pagina testo. Ivan Illich, in un libro molto bello che si chiama Nella riga del testo, ha mostrato come questo processo sia cominciato già alla fine del Medioevo, con la filosofia scolastica. Noi vediamo che nei codici medievali, nei filosofi medievali, una serie di accorgimenti pratici consentono di dare autonomia al testo rispetto alla pagina. Sono iniziali, colorate, adesso non sto a entrare nei dettagli, ma si vede come per la mente di un filosofo scolastico già il testo, quello che abbiamo fatto in testo, si separasse dalla pagina, mentre Illich mostra che nei secoli precedenti la scrittura e la pagina erano inseparabili. Scusa, questa immagine della vigna, la pagina era come una vigna in cui lo sguardo. Ecco, però quello che mi interessava è questo autonomizzarsi del testo dalla pagina. Negli strumenti digitali, infatti, il testo, la pagina la scrittura, che viene in fondo codificata in un codice illegibile per gli occhi umani, si è completamente emancipata dalla pagina. E si limita a transitare sullo schermo come un fantasma, come uno spettro. No? Pare che può sparire. Ecco, questa, io credo che sia questa rottura della relazione pagina-scrittura che definiva il libro, perché il libro invece era definito da questa relazione tra pagina e scrittura, questa rottura ha generato l'idea imprecisa, non giusta, non corretta, di una immaterialità dello spazio informatico. L'idea che lo spazio informatico sia immateriale risulta semplicemente da questa separazione del testo dalla pagina, dallo schermo. Ma riflettete bene, che cosa avviene nella computer, negli strumenti digitali? Avviene che la pantaglia, l'ostacolo materiale, rimane invisibile e non visto in ciò che va a vedere. Quando noi siamo in computer, lo schermo, la pantaglia, non la vediamo,
non ce ne accorgiamo. La fantasia scompare in ciò che dà a vedere, in ciò che mostra, nel testo che vi transita come uno spirito, come un mente. Il computer, cioè, è costruito in modo che i lettori non vedano mai lo schermo come tale, non vedono mai la fantasia come tale, nella sua materialità. Perché appena acceso lo schermo si empie di carattere, immagini, di tutto. Chiusa un computer, un iPad, un Kindle, tiene fisso per ore lo sguardo su uno schermo che non vede mai come tale. Infatti, se per un caso percepisce la pantaglia come pantaglia, lo schermo come schermo, vuol dire che il computer è rotto, vuol dire che lo schermo è nero o bianco, non compare nulla, il computer è rotto, e quando il computer è rotto si vede. Si vede. Cioè, la finzione di immaterialità del computer viene meno quando lo schermo non funziona. Se l'apparecchio non funziona, lì vediamo la verità, no? C'è una materia, c'è una macchina, c'è una materia. Solo che di solito non è verità. Quindi qui, un po' come nella dottrina platonica della materia, la materia è ciò che senza essere percepito dà luogo a tutte le cose. Quindi il dispositivo informatico, il dispositivo digitale non è immateriale, è falso, ma si fonda su una obliterazione della propria materialità, dello schermo. Lo schermo fa schermo a se stesso, pantaglia e pantaglia a se stesso, nasconde la pagina, il supporto, la materia, nella pagina scrittiva. Questa sì che è diventata immateriale, è il testo che è diventato immateriale, non la pagina. Il materiale è piuttosto spettrale, perché appare se scompare. Quindi coloro che usano un dispositivo informatico sono dei lettori o scrittori che hanno dovuto rinunciare, senza accorgersene, all'esperienza angosciosa, insieme a seconda, della pagina bianca, di quella tavoletta per scrivere su cui nulla ancora è scritto. Se Aristotele paragonava la potenza. Non concludo, abbandono. Vorrei però proporre a questo punto una definizione minima del pensiero, che mi sembra, credo, particolarmente pertinente. Pensare significa ricordarsi della pagina bianca mentre si scrive o si legge. Pensare, ma anche leggere, significa ricordarsi della materia. Ricordarsi, non dimenticare la materia. E come i libri di Manganelli e di Mallarmé non erano forse altro che un tentativo di riportare il libro alla pura materialità della pagina bianca, così chi usa un computer dovrebbe essere capace di neutralizzarne la finzione di immaterialità, che nasce soltanto dal fatto che lo schermo, l'ostacolo materiale, il senza forma, in cui tutte le forme, di cui tutte le forme, non solo quella traccia, gli resta invisibile.